Ore 21 e 2 minuti, buonasera in diretta dallo studio centrale di TV6, un nuovo numero di replay tra mercato e campionato, le attenzioni degli sportivi del Pescara, domani primo di due consecutivi cimenti casalinghi, arriva l'Empoli qui all'Adriatico Cornacchia. Le attenzioni sono rivolte ovviamente anche alle trattative di mercato, mercato che si chiuderà il 31 gennaio, presentato ieri in sede il nuovo difensore del Pescara, arriva da Lecce, si tratta di Diamutenne, saltata invece la trattativa con Avramov, Pinna resta al suo posto, ceduto anche Zappacosta al Barletta, altre trattative importanti potrebbero esserci negli ultimi giorni, soprattutto sul fronte cessioni. Parleremo dunque del momento della squadra, del momento della società, faremo anche un passo a ritroso nel tempo, insomma tanti argomenti con i seguenti ospiti, l'amministratore delegato della Delfino Pescara, Daniele Sebastiani, buonasera, grazie Sebastiani. Poi abbiamo in studio il dottor Leonardo Paloscia, medico dello sport, cardiologo primario al reparto di cardiologia dell'ospedale di Pescara. Buonasera dottor Paloscia, al suo fianco abbiamo il dottor Saverio Mancinelli, curatore fallimentare della Pescara Calcio S.p.A. Buonasera dottor Mancinelli, qui alla mia destra abbiamo Dino Zampacorta, agente assicurativo del mondo dello sport, calciatore in particolare. Buonasera e bentornato in Italia, soprattutto bentornato, perché grazie. Sappiamo che sei stato fuori. Siamo in attesa dell'ultimo ospite, indovinate chi è? Il solito Pierpaolo Marchetti, che comunque oggi ha lavorato e quindi è giustificato e sta per arrivare. Allora, con Zappacorta non parleremo solo di calcio, con il dottor Mancinelli faremo anche un discorso in retrospettiva, perché è stato lui a curare e a seguire soprattutto il fallimento della società Pescara Calcio S.p.A. Per fortuna oggi abbiamo una nuova società, questa sera rappresentata da Daniele Sebastiani, che vedo un po' febbricitante, però le sue condizioni non preoccupano perché non giocherà domani. Facciamo lavorare anche stasera. Sebastiani, che momento è per il Pescara Calcio in generale? Perché l'ultima volta ci siamo visti 3 mesi fa, ancora il campionato non era stato delineato, anche se c'erano buoni segnali. È un mercato che sta andando per il verso giusto, se vogliamo, manca qualcosa in uscita. Credo che state vivendo un ottimo momento sotto tutti i punti di vista, squadra e società. Beh, ritengo che sia un momento sicuramente buono per il Pescara, per la società, per la tifoseria, per tutti. Nessuno forse all'inizio di questo campionato si aspettava di essere in questa posizione di classifica, per cui io penso che sia assolutamente positivo il momento. Per quanto riguarda il mercato, noi siamo impegnati, tu lo sai, molto sulle uscite, perché abbiamo ancora tanti giocatori che, non so, che sono fuori rosa addirittura, quindi c'è bisogno di mandarli a giocare anche per far lavorare più agevolmente i tecnici sul campo e soprattutto anche per abbassare i costi della società. Siete comunque soddisfatti del lavoro sin qui svolto? Due acquisti mirati, un attaccante Cristian Bucchi, un difensore come Diamutenne. Credo che finisca qui il vostro mercato in uscita e in entrata. Beh, penso di sì, a meno di qualche colpo finale che magari potrebbe arrivare se dovessero uscire magari. Per quale ruolo? Ma non c'è un ruolo in particolare, però se ci dovessero chiedere qualcuno all'ultimo minuto magari ci sarà bisogno di rimpiazzarlo e vedremo quello che ci sarà disponibile sul mercato. Ma un po' tutti buono. Devono sentirsi con la valigia pronta oppure no? No, io penso di no, perché questo è un gruppo di giocatori che oramai è collaudato e il tecnico li tiene tutti in grossa considerazione, per cui non credo che ci siano movimenti da. Fino a qualche tempo fa si era parlato di Ganci che poteva cambiare aria, resterà qui oppure se. Più che altro di Ganci si è parlato perché aveva probabilmente qualche richiesta, però io penso che Ganci possa ancora dare molto al Pescara. È chiaro che se non dovesse trovare spazio o magari dovesse manifestare la volontà di andare a giocare, vedremo. Si è parlato in alcune trasmissioni di qualche screzio che ci sia stato tra Ganci e l'allenatore, corrisponde a verità oppure è stata amplificata questa voce? Assolutamente no, perché a parte che non mi risulta, ma poi basta andare in un allenamento qualsiasi per vedere che c'è un'armonia totale nel gruppo, nel modo più assoluto. Allora, siamo in diretta, è arrivato anche Pierpaolo Marchetti del Messaggero.
Pierpaolo, questa sera ti abbiamo giustificato perché forse hai lavorato, quindi... Oggi ha lavorato, mi piace, rimasto impressionato. No, perché nelle altre puntate non aveva lavorato, diciamo che hai lavorato. Buonasera Pierpaolo Marchetti. Allora, a caldo ti chiedo subito, chi vuoi rivolgerti di questi conoscenti del calcio? Io avrei una domanda per Sebastiani, ma non gliela posso fare che sono in conflitto di interessi. Subito, forza, tanto no, credo che sia scontata. Me le tengo per dopo. La domanda su Delicarri? No, vabbè, mi sono ripromesso di non parlare. Vabbè, però lo dici ogni volta, ti sei ripromesso di non parlare ogni volta lo ricalci. No, perché sono una persona serena, invece in questo caso non sono sereno, quindi non parlo. Intanto nell'anticipo della Serie B, pareggio tra Livorno e Albinoleffe, siamo sull'1-1, il Livorno era in vantaggio 1-0, già pareggiato l'Albinoleffe. Pierpaolo, proprio fino a qualche istante fa parlavamo di mercato, un mercato che sta dando i suoi frutti in entrata con l'arrivo di Bucchi e di Amotel. E sul fronte cessione ci sono ancora delle operazioni da effettuare, però tutto sommato si stanno raggiungendo gli obiettivi. Sì, direi di sì, il mercato, la squadra non aveva bisogno di tantissimo per quelli che sono gli obiettivi, che tutto sommato insomma, l'obiettivo resta quello della salvezza, mi sembra che toccando ferro Pescara sia abbastanza ben incamminato. D'altra parte non credo che quest'anno sia pensabile puntare a qualcosa in più, perché l'altro obiettivo, cioè, una volta che sei salvato, può essere il salto di categoria. Mi pare che ci siano squadre decisamente più forti, anche se nel calcio non si può mai dare nulla per scontato, quindi credo che per quest'anno la squadra non abbia bisogno di molto. Quello che serviva è stato fatto, serviva un difensore centrale con una certa fisicità, e Diamutene è sicuramente un buon giocatore. In attacco Bucchi, insomma, mi auguro che possa dare quel contributo di gol di cui la squadra ha bisogno. Poi il grosso, credo che se le cose andranno come devono andare, ci sarà magari per il prossimo mercato estivo. Lì, ecco, se c'era poi la volontà di fare questo salto importante, magari ci sarà bisogno di qualcosa di più. Hai detto prima l'obiettivo è la salvezza, è d'accordo ancora Sebastiani oppure ci si può provare? Parola, ma è così. Noi abbiamo sempre detto che vogliamo fare un campionato dignitoso, però noi vogliamo arrivare prima possibile a questi 50 punti, 50-51 punti, e poi magari vedere se è possibile anche mettere dei giovani in campo e far giocare un po' di ragazzi che noi abbiamo nel nostro settore giovanile. Pescara sta facendo, cioè, è lì sicuramente più vicino ai playoff che alla salvezza, però mi pare di poter dire che questa è una squadra che sta facendo probabilmente più di quello che è il proprio valore complessivo, a mio avviso, perché ha un valore aggiunto che è dato dalla guida tecnica. Però non credo che nei pronostici di nessuno il Pescara potesse essere stato accreditato a inizio campionato di questa posizione in classifica. Quindi una squadra che sta andando, a mio avviso, oltre le proprie possibilità, ed è difficile chiedere, sì, miracoli fino a un certo punto, poi c'è un limite a tutto. A parte che Zappacosta non è d'accordo, ma tra poco lo sentiremo, e questo era prevedibile. Però l'acquisto di Diamutene fa parte di un progetto a breve scadenza, oppure lo avete inseguito anche perché in prospettiva può essere utile? Cioè il Diamutene che arriva non è utile solo fino a giugno, mi sembra di capire. Certo, lui ha un contratto anche per il prossimo anno con Lecce abbastanza oneroso, poi adesso intanto ce lo teniamo fino a giugno. Cioè lo volete scoprire o no? No, non è, diciamo che non è un giocatore da scoprire, però ecco, arriviamo poi a giugno e con calma vediamo di definire se c'è la possibilità di portare avanti questo rapporto anche per il futuro, ma... Perché il progetto prevede quest'anno, che è campionato tranquillo, per poterci provare o almeno migliorare la prossima stagione. Io non sono d'accordo con Pierpaolo quando dice che ci sono tante squadre meglio del Pescara. Su questo non sono d'accordo, anche perché in campo ad oggi non abbiamo visto tutta questa differenza. E sono d'accordo sul fatto che abbiamo un valore aggiunto che è dato dall'allenatore, ma sono... convinto che l'altro valore aggiunto di questa squadra sia veramente la forza del gruppo, perché è un gruppo di ragazzi per bene, di ragazzi che veramente hanno creato veramente un gruppo importante. Però i campionati, quando vanno per il verso giusto,
non vengono sempre studiati a tavolino, quindi perché fermarci a un obiettivo salvezza, anche se ovviamente bisogna restare con i piedi a terra? Noi non abbiamo mai detto che ci fermiamo all'obiettivo salvezza, abbiamo detto che il nostro obiettivo è la salvezza. È chiaro che se dovessimo arrivare più avanti a salvezza raggiunta, ad avere delle possibilità, è chiaro che non è che tireremo remo in barca, però l'obiettivo nostro era questo. Quindi il lancio dei giovani non sospende un eventuale passo in avanti o una prospettiva diversa in questa stagione? Assolutamente no, ma i giovani comunque sono una priorità per noi. Sentiamo anche gli altri amici di Don Zappacorto, non era d'accordo su Pierpaolo sul fatto delle potenzialità di questa squadra? No, non è tanto non essere d'accordo con Pierpaolo, credo che Daniele stia un po' bluffando, perché questa è una mia personalissima opinione. C'è una società che parte con un progetto di salvezza che ad oggi è già diciamo un 60%, sempre toccando ferro, con l'acquisto di Diamutene, che non arriva dal Potenza o dal Matera, ma è un giocatore di categoria, e con l'acquisto di Bucchi, che se solo volesse rendere un 60% di quello che era Bucchi una volta, e loro lo sanno, io non credo e non vedo altre squadre che siano nettamente superiori a noi, perché si parla tanto del Torino, il grande Torino. Io che ho dei rapporti di lavoro con il Torino, soprattutto con l'allenatore che è il Torino, io vi garantisco che la rosa del Pescara, secondo me, sia singolarmente, sia come gruppo, sia come tutto, è più forte del Torino. Quindi se il Torino punta alla Serie A, è giusto, è super giusto quello che dice Daniele, di centrare prima la salvezza, ma non so se vi ricordate quando si è vinto qualche campionato. Infatti, stai traducendo quello che volevo far capire. Cioè, non è che nel senso, io non sia d'accordo, ma io non dico per che noi abbiamo una grande squadra. Di bleffare, cioè il provarci, no, dopo è normale che si raggiunga. Ma io nel bleffare intendo che una squadra che vuole salvarsi, il progetto di salvezza, non va a prendere Bucchi e Diamutene, ma prende due ragazzi e tutto. Hai qua sintetizzato. Ci capisco il mio pensiero. No? Questa è la domanda che io ti pongo. Sebastiani, lasciamo perdere questa tua. Non lo so se ci capisce di calcio, però. Però l'ho chiesto a lui. Sotto un certo punto di vista, la salvezza forse si poteva acquisire anche senza Bucchi e Diamutene. Sì, ma però diciamola tutta: Bucchi e Diamutene sono due ottimi giocatori e probabilmente sono stati bravi anche i due direttori ad arrivare a prendere questi due ragazzi che ci daranno sicuramente la possibilità di avere un valore aggiunto ad un prezzo che noi ci potevamo permettere. Quindi è importante anche questo, che ne dica Pierpaolo, ma devo dire che Delicarli e Lucchesi hanno fatto un buon lavoro. Migliorare la classifica. Paloscia, ecco, crede che Bucchi e Diamutene siano arrivati per salire un po' in classifica, perché questa squadra la salvezza la conquistava lo stesso. Credo che Bucchi e Diamutene interpretino tutto sommato le carenze che l'allenatore ha espresso a livello tecnico, perché basta ricordarsi la partita con l'Ascoli, in cui noi non avevamo né Olivi né Mengoni e abbiamo sofferto in una maniera incredibile, perché sicuramente, pur essendo degli ottimi ragazzi del Cibiade e Sembroni, però non avevamo le riserve quelle che volevamo. E tutto sommato sono d'accordo con lui quando dice che le squadre, grandi squadre, fino adesso almeno allo stadio Adriatico non ne abbiamo viste. Ci sono due squadre che come organico sono nettamente più forti, che sono il Siena, e ce l'ha fatto vedere pochi giorni fa, e l'Atalanta, ma il resto tutto sommato siamo lì, perché Livorno non ci ha fatto vedere niente, il Varese si trova lì un po' come noi, tre punti su mi pare di noi. Cioè l'organico è quello, cioè l'impianto è ottimo. Io invece, se posso dire una cosa, sono d'accordissimo con Pierpaolo quando ecco, qui la classifica, il Varese no, a 7 punti. No, 7 punti, scusa, ho sbagliato, perché prima dell'ultima partita assolutamente. Io ho visto squadre d'accordo con Marchetti. Pierpaolo quando dice che l'ottimo lavoro dell'allenatore. Io ho visto questa squadra, per quello che vedo io da tifoso sempre, cambiare modulo più di una volta e reggere il confronto tranquillamente con compagini ben più blasonate. Lo stesso Novara, quando siamo andati a Novara non abbiamo fatto assolutamente una brutta figura, e penso che altri 100 tiri come quello di Cascione vanno in gol. Prima di sentire il dottor Mancinelli, a proposito di Francesco, una voce da Roma che la Roma sta mettendo gli occhi addosso a Di Francesco. Sai, è comunque un allenatore. Può essere l'emergente. Un allenatore emergente, giovane, una persona che piace anche a livello di persona, per cui
sicuramente magari qualcuno lo sta guardando. Di Francesco ha un contratto con noi anche per il prossimo anno, per cui non credo che abbia intenzione di lasciarci. No, sicuramente credo che Eusebio arriverà a fare un'ottima carriera. In questo momento mi sembra un po' strano che la Roma, non avendo una proprietà, possa mettere gli occhi su qualcuno. Finché ma non ci sarà il nuovo acquirente, però può essere un tecnico sicuramente, che ha gli occhi addosso. Sicuramente è tra quelli che vengono seguiti con attenzione anche da club di categoria superiore. La Roma nello specifico in questo momento mi pare che abbia altri problemi. Dottor Mancinelli, se l'aspettava che un giorno si poteva continuare a parlare di calcio giocato dopo quello che ha vissuto? Io me lo auguravo, perché è il desiderio di tutti gli sportivi sentir parlare di calcio giocato. In particolare io direi che oggi come oggi abbiamo due valori aggiunti. Primo è quello sicuramente di avere un allenatore di Pescara, sempre al di là del comportamento in campo, anche al di fuori del campo, mai una parola fuori posto, sempre preciso, sempre attento, sempre dà una spiegazione nel bene o nel male di tutto. Secondo valore aggiunto direi anche una società di pescaresi. Perché quello prima di Francesco e poi la società? Entrambi, vabbè, non è un diciamo, entrambi, perché questo quello che stanno facendo è un programma a medio-lungo termine, quindi mentre siamo vissuti precedentemente anche un pochino di espedienti, oppure molte società vivono di espedienti, vivono alla giornata, cioè si cerca un attimino di tamponare le falle e quant'altro, invece stiamo vedendo e sono contento anche su determinate contrattazioni che avvengono, cioè oggi come oggi siamo nel senso qui a Pescara abbiamo una società seria, quindi chi vuole venire a Pescara in un certo senso non è più come una volta, come ho sentito anche dire che era si doveva scappare in un e certo senso. Deve essere una società, una città ambita calcisticamente, ecco, parlando. Ecco, quindi domanda e offerta vuol dire che insomma possiamo avere delle aspettative sempre migliori. Per Sebastiani è cambiato un po' la vita, anche perché gli impegni aumentano, c'è anche questa carica in Lega come vicepresidente, il terzo dirigente, ricordiamo, nella storia della Pescara Calcio dopo Marinelli e Scibiglia, tocca a Daniele Sebastiani. Se l'aspettava dopo un solo anno? Beh, diciamo che siamo in Lega oggi in Serie B, tra i consiglieri siamo quasi tutti giovani, perché poi anche gli altri, il Padova, il Vicenza, sono tutti più o meno coetanei miei, per cui diciamo che c'è stato una specie di rinnovamento, anche perché qualcuno magari si è fatto da parte, per cui me l'aspettavo no, però insomma è una bella esperienza che sto portando avanti, sicuramente mi aiuta a capire un po' di più di questo mondo. Pensava che l'impegno fosse meno gravoso all'inizio? Non parlo della Lega, proprio come dirigente della società calcistica Pescara. Da questo punto di vista noi siamo avvantaggiati, perché essendo tanti ci siamo anche divisi i compiti, per cui ognuno si è scelto un po' un campo di intervento e lavoriamo un po' tutti per questa società, per cui magari il lavoro diminuisce, certo qualcuno un po' di più, qualcuno un po' di meno, però siamo tutti quanti impegnati. Finora qual è stato il momento più difficile da superare negli ultimi due anni? Secondo me i primi sei mesi, cioè la salvezza ottenuta all'ultima giornata a Cava dei Tirreni, perché siamo entrati in una situazione, se vogliamo, anche poco chiara, perché un po' di fretta, un po' per non aver magari anche guardato certe situazioni per tempo, perché non ce n'era neanche di tempo, per cui magari ci siamo trovati anche con delle sorprese. Dopo tutto quello che abbiamo fatto, tra male e bene abbiamo fatto noi, per cui possiamo arrabbiarci solo con noi stessi, però ecco, nei primi sei mesi probabilmente si poteva fare qualcosa di meglio. Ecco Dino, tu che giri sempre per il tuo lavoro, ricordiamo che sei agente dell'assicurativo dei calciatori in particolare, oltre che di altre discipline sportive, quindi giri l'Italia, c'è una considerazione diversa di questa società nel panorama nazionale rispetto a qualche anno fa, quando Pescara ha vissuto dei momenti davvero difficili? Indubbiamente, di Pescara io ho sempre, tranne il periodo soglia, insomma il periodo del fallimento, si è sempre parlato sia ai calciatori, sia agli addetti ai lavori, sia a persone
facenti parte di altre città che di calcio ne sapevano poco, in una maniera piuttosto entusiasta. Di Pescara si parla bene sia come città, abbiamo il mare, abbiamo un po' tutto quanto, ma anche la storia del calcio, insomma. Cioè, non ho mai sentito parlare male, anzi con un po' di dispiacere, su al nord soprattutto, ogni tanto qualcuno dice ma il Pescara so che è fallito, sta fallendo. Beh, è come è possibile? Un po' indietro. Come, scusa? Non si è aggiornato, è rimasto un po' indietro. Beh, io ti parlo, la tua domanda è stata insomma anche retrattiva, io ti parlo negli ultimi 10 anni quando il Pescara stava in situazioni cattive, la gente... Lui poteva pensare che è ritornato adesso 2 anni di vacanza. No, purtroppo non riesco a permettermi questi 2 anni di vacanza, ma il mio obiettivo sarebbe quello di fare una vacanza di 2 anni, ma purtroppo non riesco. Comunque di Pescara si parla sempre molto bene, a maggior veduta adesso, perché con i dirigenti nuovi, con la caparbietà, insomma, De Cecco è conosciuto per via della pasta e tutto quanto. Lui che è diventato presidente di Lega, io che sono già importante in tutta Italia, scherzo, ovviamente. Sì, di Pescara si parla piuttosto bene. Di Marchetti si sente un po' poco parlare in giro per l'Italia. Secondo me ha bisogno di uno scoop. Poco. Dopo la pubblicità ripartiremo dal dottor Mancinelli, perché è giusto fare un passo retroso nel tempo, ci sono stati degli sviluppi dopo la situazione fallimentare della Pescara Calcio. Ricordiamo che la Pescara Calcio S.p.A., mi corregga dottor Mancinelli, esiste ancora, no? Quindi è il curatore fallimentare. E ancora la società esiste ancora. Quindi può ancora succedere di tutto intorno alla Pescara Calcio S.p.A. Compro alcuni giocatori, io vediamo un po' di... Ne parleremo tra poco. È una buona notizia questa. Victor Shoes, il rinnovamento nel segno della tradizione. Sempre più assortimento e varietà di grandi marchi per essere sempre un passo avanti. Victor Shoes vi invita a visitare il nuovo punto vendita in via Piave 66. La gentilezza e la professionalità al servizio dell'eleganza. Victor Shoes a Pescara, in via Cesare Battisti 29 e in via Piave 66. Interservices Leasing, professionista nel settore finanziario da oltre 20 anni, è il partner ideale per aziende, enti e professionisti. Operativa nel settore della locazione finanziaria con mandati dalle principali società di leasing nazionali. Service regionale della Unicredit Leasing S.p.A. per il comparto strumentale, immobiliare e nautico. Esclusivista Unicredit Leasing S.p.A. per Abruzzo e Molise nel comparto leasing targato. Consulenza specialistica nel nuovo settore energetico. Esperienza comprovata nel leasing immobiliare per immobili finiti o da costruire. La Interservices Leasing propone inoltre soluzioni su misura per finanziamenti, prestiti personali e mutui per l'acquisto di casa. Venite a trovarci per scoprire tutte le nostre proposte presso la nuova sede in Viale Bovio a Pescara. Presenta il viaggio low cost. Sulla rete delle autolinee Baltour ora puoi usufruire di tariffe vantaggiose a partire da 5 euro. Basta prenotare in anticipo. Vieni a scoprire tutte le nostre offerte su www.baltour.it. Baltour conviene sempre. Devo partire, cost quel che cost. Ma non cost! C'è il low cost! Autolinee Baltour. Comode, convenienti, sicure. Now you're ready. Danelli Auto, concessionaria Peugeot, a Pescara, in via Marconi e via Bovio.
perseguire e padroneggiare il cambiamento. È un principio che Iveco applica a sé e alla relazione con i clienti. Questo porta ad un'offerta di competenze e servizi che accompagna ogni fase della vita di Stralis. Chi acquista Stralis sa che la squadra Iveco lavora con lui per garantirgli uno strumento di lavoro sempre in perfetta efficienza. Ore 21 e 27 minuti, Livorno Albino Leff è l'anticipo del campionato di Serie B, il risultato è di 1-1. Ripartiamo dal dottor Mancinelli. Allora, vabbè, tutti sanno l'opera svolta in quel periodo, ultimamente c'è stata la sentenza sui Soglia, tutto sta rispecchiando il lavoro svolto? Sì, siamo nella normalissima attività, nel momento in cui c'è un fallimento. È normale che è successo qualcosa, perché se c'è un passivo, in questo caso di oltre 15 milioni, è possibile che ci sia qualcosa che non va. Allora il curatore, sto facendo un discorso generale, e come pubblico ufficiale ha il potere e dovere di ricostruire questa ricostruzione e anche di segnalare le responsabilità. Questa ricostruzione va sia sul piano civile, quindi una relazione al giudice delegato che autorizza azioni sul piano civile, e anche sul piano penale. Ovviamente c'è un pubblico ministero che dovrà sviluppare un'attività che è coperta attualmente da coperta segreto istruttorio. Per quanto riguarda il livello civile, c'è stata una prima sentenza di revocatoria, ne sono in piedi anche delle altre, non sono coperte da nessun segreto, però per questioni di opportunità magari è meglio non dire nei confronti di chi, ce ne sono altre di importi anche importanti, anche nei confronti di istituti di credito, e però rientra nella normale, diciamo, gestione di una procedura concorsuale. Non so quello che potrà dirci e quello che non potrà dirci, però chi sono i responsabili principali di questo fallimento? È facile dedurlo dalle gestioni che ci sono state? Ma oddio, io la mia idea ovviamente ce l'ho, per quello che di pubblico c'è, basta vedere semplicemente i bilanci della Pescara Calcio dal dopo Scibiglia in poi. Uno dei motivi che può aver causato il dissesto, secondo me è una concomitanza di motivi, però uno dei motivi principali è sicuramente quello che la Pescara Calcio non è stata ricapitalizzato, perlomeno sufficientemente ricapitalizzata, dal dopo Scibiglia in poi. In poche parole, di soldini veri in società. Non ne sono entrati. E, si è un pochino cercato di coprire le perdite. Noi, con, è inutile dirlo, il fatto pubblico, con Scibiglia avevamo un patrimonio di circa 8-9 milioni di euro, siamo stati ripescati anche altre volte. Quindi queste perdite sono state coperte con i precedenti versamenti di Scibiglia e di soldi, anche lo stesso gruppo, diciamo, Renzetti Pincione, che è entrato. Io ho sentito anche in questa trasmissione che si diceva c'è stato l'intervento di Pincione che vuole denunciare tutta diceva Pescara, anche loro, diciamo, se non sbaglio c'era anche Russolo che diceva loro lamento di aver rimesso 2 milioni di euro, e diceva Russolo per far dimestire i pescaresi. Io farei una piccola precisazione: se 2 milioni li hanno rimessi per far divertire Paterna, perché sicuramente, io non so perché, sicuramente questi soldi non sono entrati in società, quindi ammesso che sia stato pagato Paterna, quanto sia stato pagato non lo so, non mi interessa, però di fatto se hanno dato dei soldi, se hanno rimesso dei soldi, mi dispiace che sia avvenuto questo. Non sono entrate nelle casse del Pescara. Certo, per pagare le quote eventualmente a Dante Paterna. Intanto l'Albino Leff è passato in vantaggio a Livorno 2-1. Sebastiani in quel periodo ovviamente era solo un semplice tifoso, immaginava mai che avvenisse tutto quello che è successo? Noi in quel periodo ci eravamo già interessati alla Pescara Calcio, perché nel periodo dell'uscita di Paterna, mi ricordo che facevamo un incontro dentro la Caripe,
con l'allora sindaco Luciano D'Alfonso, il direttore generale di Caripe, io e Peppe, per parlare appunto dell'acquisto del Pescara Calcio, che era ancora in Serie B, sì, in quel periodo, mi sembra che era il periodo di ottobre, novembre, se non vado errato. Noi facemmo un'offerta, che i conti erano, come giustamente dice Saverio, erano già molto disastrati i conti della Pescara Calcio, per cui noi facemmo un'offerta di acquisto delle quote da parte del vecchio proprietario a un prezzo simbolico, che comunque tanto simbolico non era, perché mi sembra che eravamo arrivati sui 400-500 mila euro. E quindi con l'accollo chiaramente. Che noi avevamo anche a Sordia. Certo, no, no, poi arriviamo dall'altra parte. 400.000 euro che vi dovevano dare o che dovevano? No, 400.000 euro che noi davamo a loro e ci accollavamo la situazione della Pescara Calcio, che è vero che aveva tanti problemi perché aveva il grosso debito nei confronti del comune e tutti gli altri debiti che aveva. Però è anche vero che comunque allora era in Serie B, aveva un capitale giocatori, era in Serie B, aveva ancora la possibilità di salvarsi in quella stagione, perché poi mi ricordo che da quel momento fino a gennaio-febbraio fecero anche diversi punti, arrivarono in zona quasi salvezza, poi insomma ci fu il tracollo. Non se ne fece nulla perché? Non se ne fece nulla perché a un certo punto arrivò un'offerta di acquisto di questa società, di se non vado errato, di 2 milioni. E quindi anzi, di 2 o 3 milioni, quindi noi proprio per non intralciare, per non credendo di fare il bene del Pescara, perché se arriva qualcuno che ha la possibilità di dare addirittura quei soldi a chi usciva, e quindi si presumeva che insomma avessero, non dico altrettanto, ma forse di più per ricapitalizzare la società. Così poi non è stato, quindi noi ci abbiamo anche riprovato con nell'era Soglia, quindi cioè, purtroppo da quel momento in poi venivate Pescara anticipati? No, avevamo in mente, in animo di poter salvare questa società, l'avevamo fatto appunto prima perché si era ancora in Serie B e quindi si poteva evitare magari la retrocessione, intervenendo poi a gennaio sul mercato, cercando di fare qualcosa per far sì che la società non perdesse la categoria. Ma io, non è stato possibile. Dottor Vecchio, Piccione, perché vuole... Intervengo un attimo, sì. Io ritengo che non era possibile salvare Pescara Calcio, perché quando loro, comprando dal tribunale, hanno avuto quantomeno la garanzia che tutte le problematiche che ci sono state tagliate. Io mi sono trovato qualcosa come 60-70 contenziosi in piedi, quindi ho messo i versamenti IVA e quant'altro, quindi erano tutte problematiche dove io ho sentito anche in questa trasmissione, c'era uno di questi imprenditori che diceva: noi non sapevamo neanche di quant'era l'esposizione dei bidoni, insomma sarebbe come comprare una macchina senza controllare neanche se c'è il motore. Ma al di là di questo, la realtà era questa, cioè sono uscite anche tante di quelle cose di cui non era prevedibile. Dicevo, Pincione vuole, anzi ha sposto denuncia verso un po' tutti, dove può arrivare? Oddio, che io sappia, lui aveva fatto... Cioè lui sostiene di essere stato raggirato. Oddio, perché ci sia una truffa ci devono essere degli artifici e dei raggiri. Io questi artifici e raggiri dall'esterno non li vedo, cioè la situazione lì era chiara. D'altra parte lo stesso pubblico ministero ha chiesto un'archiviazione. Poi se lui ha degli elementi vuol dire che procederà nei confronti di chi ritiene. Insomma, stanno uscendo le prime sentenze, Soglia, in prospettiva, non so se può dircelo, chi rischia? Ma oddio, chi rischia, io non è che posso dire chi rischia, perché in un certo senso c'è, ripeto, un'attività di un pubblico ministero che è coperta da segreto istruttorio. Il pubblico ministero farà una conclusione di indagine con eventualmente una richiesta di invio di giudizio, ci sarà un giudice che dirà eventualmente se ci sono delle responsabilità. Rischiano solo coloro che hanno gestito questa società oppure anche degli esterni? Oddio, quando c'è un fallimento, se ci sono delle responsabilità, teoricamente ci può essere anche un concorso da parte di un esterno. Quindi non è detto che rischi in generale, sto facendo sempre un discorso in generale, non è detto che rischi solo chi ha un ruolo formale nell'ambito della società, può rischiare anche chi
diciamo, a concorso in determinati... A breve avremo altre sorprese, che poi sorprese non sono. Ma oddio, non è che sono sorprese, avremo magari nel momento in cui ci sarà una conclusione di indagine, sarà tutto pubblico magari, e quindi forse in quell'occasione ci si potrà risentire un attimino con più serenità. Dottor Paloscia, sta seguendo con attenzione... Una domanda che diciamo, risuonava spesso nella, non so se farla a Daniele o al dottor Mancinelli, ma a un certo punto si era come capito che ai Soglia fosse stato imposto da qualche istituto di credito di prendere la Pescara Calcio. Questa storia corrisponde poi al vero o è una... così, una fantasia popolare? Ti riferisci ovviamente alla Cari, perché ha coinvolto... Sì. Io non penso che qualcuno possa imporre qualcosa, non lo penso, perché se poi ci sono degli interessi è un altro discorso, ma se non credo che un istituto di credito possa venire domani da me o da un altro imprenditore a dire ti devi prendere il Pescara Calcio. Se poi io magari sono nella condizione di dover dire di sì per forza è un altro discorso, però non credo che ci sia la versione del dottor Mancinelli. Magari se sei andato a chiedergli a quell'istituto di credito un finanziamento, un fido di 100 milioni di euro, e quello te l'ha dato e ti chiede un favore, magari sei più spinto a farlo, diciamo. Stai dicendo gentilmente molto quello che è la realtà, insomma. Cioè, che mi sembra anche una cosa logica, tutto sommato. Interbancari con i soldi. Dottor Mancinelli? Non lo so. Quando è arrivato il gruppo De Cecco Sebastiani si è sentito un po' sollevato? Molto, molto, molto sollevato. Io avevo, posso dire una cosa, tra le tante paure, avevo paura degli imprenditori pescaresi, fino alle 12 meno 10. Paura che si tirassero indietro? Perfetto, c'era stata la smentita del presidente De Cecco. Ma qualche giorno prima che era successo qualcosa? Ora no, soltanto no, un depistaggio. No, guarda, dicevamo prima nell'interruzione. Non era una smentita concordata con lei? Assolutamente no, assolutamente no, assolutamente no, non c'è, anzi. Io sembrava così, Pierpaolo. No, assolutamente no. Non, io anzi posso dire questo, che tutto il mio lavoro ovviamente ha dovuto passare il vaglio sia dell'autorità giudiziaria che l'ha dovuto approvare, sia anche della Federazione Italiana Gioco Calcio, che ha dovuto dare il titolo. Quindi se il lavoro non fosse stato fatto in maniera trasparente, probabilmente questo doppio passaggio non ci sarebbe stato. Per quanto riguarda De Cecco, io posso dire solo un aneddoto. Io non sapevo neanche fisicamente come fosse fatto De Cecco, però secondo me è uno dei migliori presidenti che abbiamo mai avuto, e me ne sono accorto dalla prima frase quando ci siamo visti, perché tutti coloro che venivano a trattare a Pescara Calcio chiedevano in quel momento Verratti, il contratto com'è, eccetera. Quando sono venuti loro c'era Garzelli che ha chiesto Verratti e tutto il resto, e lui ha detto due parole: Verratti lo vorrei vedere giocare, me lo vorrei godere. Verratti, lì ho capito che il suo non era un interesse, e non è tuttora un interesse di tipo economico, è anche un interesse e questo mi può dare conforto l'amministratore Sebastiani di quello che sto dicendo, quindi non era semplicemente un qualcuno che viene per... Sebastiani, però avevate non timore, però dei forti dubbi in quel momento della smentita? No, perché Saverio ha fatto un'analisi perfetta. Cioè, purtroppo non è che andare in un tribunale a rispondere a un'asta fallimentare è così semplice, soprattutto non lo è nel momento in cui si tratta di acquisire anche un titolo da una federazione, perché noi potevamo rispondere al fallimento della Pescara Calcio, ma se non avevamo il titolo, col fallimento della Pescara Calcio non ci facevamo nulla. Per cui negli ultimi giorni magari c'era stata qualche trattativa su qualche contratto, su qualcosa, per cui si erano create forse le condizioni per un passo indietro. Su quello che diceva adesso Saverio, io penso che noi siamo la dimostrazione di quello che sta dicendo, perché una società che era interessata solo magari ad entrare a vendere quello che c'era e a rimanere lì così a bivaccare, probabilmente avrebbe già tolto tutto. Invece noi siamo stati e siamo ancora molto pazienti con tutti. Verratti non solo ce lo vogliamo godere, ma abbiamo fatto in modo che questo ragazzo venisse ricostruito, l'abbiamo aspettato, lo stiamo ancora ad aspettare, perché era giusto non buttarlo così allo sbaraglio. Aggiungo un'ultima cosa, anche il prezzo è stato fatto in relazione
a tutti quei vincoli che venivano trasmessi. Cioè Pescara Calcio in quel momento, il parco giocatori è stato un qualcosa che non è che ha dato valore, ha dimezzato il valore, perché quei giocatori, alcuni giocatori probabilmente non valevano quello che era stato sottoscritto a loro, quindi già in quella fase si è ridotto il prezzo e successivamente loro in qualche maniera hanno sistemato, stanno sistemando. Una bella pagina per lei a livello professionale, una brutta pagina nella veste di sportivo del Pescara, no? Sì, ma io l'ho detto subito di essere tifoso da sempre, però ho accantonato questa cosa. Però c'è stata la cosa positiva che i due interessi coincidevano, perché io come curatore avevo il dovere di salvare un'impresa, di salvare dei posti di lavoro. Nello stesso tempo c'era anche un delfino da salvare, quindi le due cose coincidevano e forse proprio per quel motivo è stato messo. Qui a Pescara è inutile dirlo, siamo penso a livello di Guinness dei primati. Io ho fatto da consulente adesso ultimamente anche nel fallimento del Perugia Calcio. Lì per esempio il tribunale ha fatto una normale istruttoria che è durata 5-6 mesi. In 5-6 mesi era stato accumulato un debito sportivo di 3 milioni che non permetteva di poter cedere la società. Su Pescara il tribunale ha fatto un'istruttoria prefallimentare di un giorno. 18 dicembre, 19 dicembre, Guinness dei primati, cioè non penso che sia anche quello che è accaduto dopo, non perché ci sia io, però normalmente a livello di tribunali in certo. Due settimane non si fa neanche una notifica, insomma queste. Allora, vabbè, non le ripeto la domanda cosa dobbiamo aspettarci, perché poi avremo nomi e cognomi. Da chi di dovere, non certo da me, insomma, da chi? Certo. Guardiamo avanti, questa società è ripartita, il grande rilancio, la salvezza, poi la Serie B, il progetto che riparte per il grande ritorno nell'elite del calcio, e il tifoso Paloscia sorride ed è appagato, no? Beh, direi proprio di sì, insomma, c'è stato secondo me un attimo di suspense quando non abbiamo agganciato subito la Serie B, ma ci sono stati i playoff. C'era qualche vecchio ricordo positivo, ma anche qualche vecchio negativo, Bergonzi, Pescara Catania, si incontrava in Verona. Insomma, lì il tifoso medio, io mi identifico il tifoso medio, un pochino qualche paura ce l'aveva. Poi il campo ci ha premiato alla grande, quindi non ci sono stati problemi. Però io mi ricordo quell'ultima giornata col Porto Gruaro che va a finire in Serie B e fino a un minuto prima ci stavamo noi. Marchetti, Pierpaolo, tu che ormai sono tanti anni che segui le vicende del Pescara, che momento è questo nella storia della società calcistica, dopo quello che ci ha raccontato Mancinelli, dopo che Sebastiani ci sta mettendo sempre più in risalto un progetto ambizioso? Ma credo sia un momento molto positivo, perché il Pescara sta... giornalisticamente troppo tranquillo? No, ma la guarda, il fatto che le polemiche facciano vendere i giornali è uno di quei falsi miti che io personalmente non, ai quali io personalmente non ho mai creduto. I giornali, cioè, ti diverti più adesso ai tempi di Paterna, Soglia, Pincione? I giornali li fanno vendere i risultati, non le liti in società, non i problemi. Sicuramente mi diverto più adesso perché io ho cominciato a fare questo mestiere perché mi piaceva scrivere di calcio. Mi sono ritrovato, malgrado a dover rispolverare gli studi di giurisprudenza in maniera purtroppo anche a volte frettolosa e grossolana, mi rendo conto che siamo andati un po' tutti, io per primo, incontro anche a scrivere delle sciocchezze su argomenti tecnici, ma a un certo punto sembra che il calcio dal nostro mestiere fosse sparito, certo? Quindi il fatto che si sia tornato a parlare di calcio credo sia il risultato più bello. Dal punto di vista societario, secondo me questo è un gruppo che se non perderà l'entusiasmo può fare cose importanti. L'idea di una società ad azionariato diffuso secondo me è un'idea vincente in questo momento storico. Oggi si fa veramente fatica, cioè se hanno imposto a forza il fair play finanziario è perché anche colossi come Moratti, come Berlusconi, cioè non arrivavano più. Ed è importante la società ad azionariato diffuso perché garantisce a mio avviso la continuità, perché è giusto, io dico sempre, fare il dirigente di calcio deve essere un piacere, deve essere un impegno, ma non può essere una condanna all'ergastolo. È giusto che dopo qualche anno un dirigente si possa anche stancare ed è bene per la società che, come dire, sostituire un 10% ci sia la possibilità è molto di più un facile turnover.
di situazioni nelle quali magari c'è un proprietario unico, il giorno in cui si alza con le scatole girate, magari litiga con la moglie, decide di mollare tutto e la società si ritrova di nuovo a punto a capo. Credo che questo garantisca la società e tra l'altro mi pare di vedere in giro che società con tanti soci cominciano a diventare quasi la norma, perché credo in questo momento il momento dell'Italia è quello che è, insomma non si può pretendere mai come in questo momento a un imprenditore o un gruppo di imprenditori di svenarsi oltre un certo modo. Da questo punto di vista, ecco, la politica sui giovani, da questo punto di vista sarebbe importante che adesso la società completasse il lavoro iniziato dandosi una struttura anche tecnica che le consenta di andare, adesso ne parliamo di arrivare in anticipo sui giocatori e quindi di risparmiare e di avere invece frutti dal punto di vista tecnico. Zappacorta, ecco, tu sì, rapporti col Torino, anche con il Brescia, però sono modelli diversi dalla società pescarese. Lì c'è ancora un imprenditore a capo, sia Corioni a Brescia, sia Cairo al Torino, però è un modello da seguire questo di Pescara, che si può ampliare, anzi si dovrebbe ampliare. Sì, ma Torino è una città di 2 milioni di abitanti, un paragone che non regge. Per essere sincero, quale non ti piace questo modello? Quale io mi ritengo, non è che non mi piaccia. Il calcio non è un'azienda. Non è un'azienda. Non è una fabbrica, non è un'azienda. Il calcio è difficile da fare. La fabbrica no, ma un'azienda forse sì. Per me non è. Il calcio oggi prima un'impresa che lavora dal lunedì ma io volevo dire un'altra cosa, sinceramente, questo è chiaro che è così, Io volevo semplicemente dire, la dico in una maniera spicciola, in modo che chi ci ascolta. Come direbbe qualcuno, dillo con parole tue. Ma vedi in forma, altro che congiunto, dite che stavo male. Cioè, se noi siamo 5 persone, andiamo a vedere un calciatore e un esterno ci chiede com'è questo calciatore, io sono sicuro, perché sono 20 anni che sono nel calcio, che noi 5 esprimiamo 5 pareri diversi. A chi gli piace, a chi non gli piace, chi dice che è scarso, chi è una schiappa, chi è forte, chi lo dobbiamo comprare immediatamente. Ma infatti deve piacere al direttore sportivo. Perfetto, ci stavo arrivando. Questo che, di cui si parla, che io approvo e condivido, è perché loro sono delle persone intelligenti. Quindi noi ci dobbiamo augurare che in questa società ci siano sempre i facenti parte degli azionisti intelligenti, che ricoprono il loro ruolo per quel che compete, quello che diceva il signor Mancinelli, dal lunedì al venerdì, ma per quanto riguarda l'aspetto tecnico, chi meno parla è più intelligente, perché, ripeto per l'ennesima volta, se andiamo a vedere... Però come dice Pietro, c'è il rispetto dei ruoli, quindi l'aspetto tecnico sarà il responsabile tecnico. Quando si riesce ad avere questo rispetto dei ruoli, problemi zero. Quando ci sono delle interferenze, perché voi sapete meglio di me, 12 soci hanno 12 mogli, molto probabilmente hanno 24 figli e hanno come minimo 5 amici consiglieri, diventa una baraonda. Perché poi, attenzione, su una barca che va a gonfie vele con il vento a poppa, e siamo tutti bravi, ma se oggi avessimo 14 punti saremmo a parlare diversi. Sebastiani. Ma io sotto l'aspetto tecnico sono d'accordo con lui, non fa una grinza. Che è chiaro che se noi ci mettessimo tutti quanti a parlare, metti gesto di qua, buon anno di là, diventa una baraonda. Ma noi non l'abbiamo mai fatto e non lo faremo sicuramente, perlomeno per quanto riguarda... Forse lui si riferiva, non so, alla scelta del direttore sportivo, dell'allenatore. No, assolutamente. Tu mi hai fatto una domanda sui calciatori. Io sto rispondendo già lei. Noi oggi, ma neanche in passato, non abbiamo mai fatto questo. Ma che non, ci siamo non sempre seduti, a loro. Seduti a un tavolo e siamo usciti sempre con una decisione che poi abbiamo preso e abbiamo portato avanti. E noi abbiamo il direttore, il direttore generale, il direttore sportivo, l'allenatore, responsabile del settore giovanile. Su queste cose noi non entriamo. Sono loro che fanno delle scelte e poi dopo noi sta a noi valutarle, perché poi a fine anno si tirano le somme, hai fatto bene, hai fatto male, quindi come tutte le cose. Però devo specificare che non parlavo di loro, anche se ribadisco, ma per noi, anche per noi, essere tutti imprenditori di Pescara, il fatto che prendersi 12 dirigenti, quindi ti riferivi a loro. In questo caso ma lo prendevo solo per esempio. Ma è anche per noi così, è naturale che sia così. Essendo tutti imprenditori del posto, prendere un caffè e incontrare un socio con un amico e sentire una battutina dopo una partita persa ci può stare. Però è importante quello che ha detto lui. Andiamo sull'attualità adesso, così compriamo il campo degli equivoci. Lucchesi resterà anche il prossimo anno?
Lucchesi ha un contratto che scade con noi a giugno, non abbiamo nessun tipo di problema con Lucchesi, e così come con Pinna, a giugno ci sediamo e vediamo che cosa vogliamo fare. Perché si era tanto parlato dallo scorso anno che Lucchesi voleva andare via, invece adesso sta manifestando sempre la volontà di restare. Ma io non credo che Lucchesi avesse mai manifestato veramente la volontà. No, c'erano offerte, richieste, voci. Lucchesi è un dirigente importante e quindi è giusto che abbia un interesse intorno anche da parte di squadre importanti, però non ci dimentichiamo che Lucchesi quando è arrivato qui da noi era un dirigente che stava a casa, per cui con tutto il rispetto e il bene che voglio a Fabrizio, anche Pescara ha fatto qualcosa per lui, per cui è giusto che sulla bilancia ci si metta. Cioè, voi non avreste difficoltà a riconfermarlo? No, assolutamente no, noi lavoriamo tranquillamente con lui e con Daniele, siamo soddisfatti del rapporto che abbiamo con tutti e due i direttori, per cui non abbiamo problemi. È chiaro che poi va da sé che se domani mattina arriva la Juve che vuole Lucchesi, con tutto il rispetto, però insomma noi siamo sempre Pescara, quello sarà sempre la Juve. Si è creato il caso Pinna, forse questo lo diciamo noi, non l'ha creato un po' il suo procuratore Arbotti, perché il problema Pinna. No, io questa cosa nel qui senso di accelerare, non io questa cosa qui la trattativa di accelerare probabilmente. Io la vorrei chiarire una volta per tutte, perché con Tore l'abbiamo già fatto. No, qui non c'entra il giocatore. No, diciamo. Dico, ma in generale anche con Fernando, che è un amico, per cui è bene chiarirla questa questione. Io un mese e mezzo fa, feci una riunione in ufficio da me con tutti i ragazzi per un altro argomento. E a fine di questa riunione presi Tore da parte e disse: guarda, tu sei l'unico che ha un contratto che scade a giugno, continua a fare quello che stai facendo, in questo momento io non sono nella condizione di poterti fare proposte diverse, per cui stai tranquillo, la società punta su di te, non ti preoccupare. Siamo usciti da quella riunione e in quella riunione Tore mi disse: grazie, volevo sentire queste parole, penso che lui potrà confermarle in qualsiasi momento. Strada facendo, come funziona, insomma, Arbotti fa il suo mestiere, sì. Non è che ne fa l'altro. Cioè, probabilmente siamo arrivati al punto di accelerare la situazione, noi non è che ci eravamo mossi perché avevamo sempre la stessa situazione, per cui io ho detto: questo possiamo fare, magari loro in quel momento l'hanno presa un po' così come una bocciatura, come un qualcuno che volesse scaricare Pinna, non era assolutamente così. È chiaro che nel momento in cui la società ha un segnale negativo da parte di Arbotti e da parte del suo assistito, è chiaro che noi abbiamo un portiere, mi sembra normale che, diciamo che i nostri direttori si siano mossi sul temevate mercato. Temevate che Pinna andasse via e quindi avete avviato una trattativa con Avramov nel momento in cui Pinna... Ma noi non abbiamo avviato solo una trattativa con Avramov, diciamo. I nostri direttori si sono mossi sul mercato e ti posso assicurare, caro Enrico, che a Pescara venivano tutti a piedi, non solo Avramov, per cui no, anche per spiegare perché non viene più l'Avramov di turno, perché sapete che ora Pinna resta fino a giugno. No, sappiamo, io ho parlato io personalmente ieri con Tore, sappiamo che Pinna si è rimesso tranquillo come stava un mese fa. No, perché per cui poteva sembrare che non avete fiducia in Pinna e quindi volevate prendere Avramov. Ma nessuno mi sembra, ritornando a bomba, nessuno mi sembra della società abbia mai espresso parere negativo sul portiere, anche perché non ce n'era proprio possibilità. Insomma, l'acquisto di gennaio è Pinna. Però Pinna personalmente ci ha messo 8 punti. Marchetti per quello. Secondo me per quello. Non ti quadra qualcosa? No, l'unica cosa, ecco, sicuramente sarà tutto vero quello che dice Daniele. Come sarà? Sono delle cose, non sono presente. Non crede perché ho detto sarà quello perché sarà, quindi no, c'è okay. Qualche cosa. Però credo che un'accelerazione in questa breve polemica ci sia stata, anche perché probabilmente dopo che tu avevi detto al giocatore di stare tranquillo, poi è venuto fuori che invece stavate cercando gli altri portieri, e allora essendo un giocatore comunque in scadenza, viene a sapere che la società sta cercando un concorrente, magari più giovane. L'accelerazione è stata lì, immagino. Mi spiace, ma l'accelerazione c'è stata perché comunque qualcuno ha fatto il suo lavoro. Perché è chiaro che non è che vogliamo fare colpa a Fernando piuttosto che a un altro, ma il procuratore fa il suo lavoro, quindi cerca se c'è la possibilità di fare, magari di trovare una squadra che a Pinna faceva 2 anni. Cioè, se Taranto e Verona offrono un contratto a Pinna comincia a muoversi, giustamente. E la società è giusto che che abbia fatto i passi sul mercato per capire. Ma chi si è mosso prima? Ma lui c'ha sempre le sue idee. Io ho un'idea. Io per Paolo vedo fra. Io ho un'idea. Lasciamo questo freno a mano. Ho un'idea diversa, secondo me poteva essere gestita
diversamente, soprattutto diciamo, la prima offerta che era sembrata un po', probabilmente, non stiamo qui a fare cifre, che è sempre antipatico, è sembrato un po' un invito, come dire, a accomodarsi da un'altra parte. No. No, perché ripeto, l'offerta, al di là delle offerte, vengono dopo un discorso fatto. E ti posso assicurare, lo dico con molta serenità, perché Contore, a parte che il discorso è chiuso, ma Contore ci siamo lasciati veramente ieri con un grosso abbraccio. Il ragazzo ha riconosciuto comunque di aver sbagliato, perché noi nessuno della società ha mai messo in discussione Tore. Anzi, come dice giustamente chi ci capisce di calcio, io ho fatto una sviolinata, Ma con chi ce l'hai, scusa? Con Marchetti. Tore ha almeno 7-8 punti di questa squadra. Certo. Zappacorta, oltre a fare l'assicuratore, acquisisce anche dei cartellini di giocatori stranieri. Portiere non ne avevi tu da proporre al Pescara? So che si era liberato il portiere delle Spanate, che penso che cercava. No, scherzo. Cerchiamo di drammatizzare, io non entro in questo. Hai qualche giocatore da proporre al Pescara? Quando è che ieri ti sei lasciato con Tore? Perché oggi l'ho sentito e ero incavolato con te. Scherzo. Scherzo, ovviamente. No, il caso Tore lo conosco un po' perché siamo amici, io e Tore. Lui ci tiene tuttora a rimanere a Pescara. Sto cercando di sviare, non so se sia cosa. No, mi occupo in particolare per il Brescia, ma anche per me stesso, di soprattutto in Sud America, tra Argentina e Uruguay, Messico, Honduras, tutto quanto, di cercare dei ragazzi, ma i ragazzi che trovo io sono 94, 95, 96. In questo momento credo di avere in mano due fenomeni, 95-96, che sono in altre squadre per le quali sto dando un contributo. Due fenomeni sono. Per quanto mi riguarda, sì, perché il primo a doverci credere sono io, insomma. Certo. Ma tu recluti fenomeni di sesso maschile o femminile? Questa è una battuta che detta così in televisione, sinceramente, no, anni fa mi avrebbe causato uno scompenso. Oggi ti rispondo. Visto quello che stiamo leggendo in questi giorni sui giornali, sento parlare. Infatti, voi passate 95, anche per Arcore ultimamente. Non entriamo sul tema del cavaliere Berlusconi, come tu sai sono stato appunto per lavoro fuori all'estero, ho preso l'aereo, ho staccato la radio, televisione, si parlava di Rubi, Robetta e Robbe, rientro in Italia dopo un mese, accendo la radio, si parla ancora di Rubi, vuol dire che l'Italia non è assolutamente un paese in crisi, e questo ve lo garantisco perché io veramente giro il mondo, i paesi in crisi sono ben altri, basta guardarsi all'est, al sud, Sud America, loro veramente sono in crisi, certamente. Quello che poteva essere anni fa in Italia adesso ci siamo un po' ridimensionati, ma certammente l'Italia non pensi più. Scusa, se si parla ancora di un attimo, non so dove sei andato a finire col discorso. Arrivo, e tu che ti sei distratto, fai dei cenni alla regia, non so se. Comunque dicevo, è stato eletto presidente del Consiglio. L'Italia non è assolutamente un paese in crisi, così come si voglia far capire, insomma, certamente c'è una crisi che attanaglia il mondo, ma non siamo così male. Paolo, tra poco riprenderemo da lei, parleremo di attualità, sentiremo di Amontene, parleremo di questa partita con l'Empoli, perché noi andiamo in onda di venerdì, ma facciamo sempre il replay dell'intera settimana e parliamo di tutto, tranne che della partita del giorno dopo. Ne parleremo tra poco, se sei d'accordo, Dino. Tra 30 secondi. Ore 22 e 17 secondi, Marchetti cosa devi dire, Sebastiani? Non può, ho detto che non può. Vabbè, sempre il solito discorso. No, lui c'ha sempre questo freno a mano tirato. Sul progetto, ci può anticipare qualcosa? Questa il squadra progetto si può confermare anche il prossimo anno nel suo blocco, oppure ci sono una decina di casi da risolvere? No, io no, penso, nel senso, che questa non perché squadra non sono contrattualizzati. No, io penso che questa squadra possa far bene anche l'anno prossimo qui a Pescara, anche perché per la stragrande maggioranza dei casi sono ragazzi che hanno un contratto con noi anche per il prossimo anno, ma non solo per questo, perché crediamo in loro, non per il contratto. Sicuramente faremo qualcosa da dove ci sarà la possibilità per migliorarla, però il progetto, come dicevi tu, è un progetto che non parla assolutamente di il prossimo anno, di fare una squadra per andare in Serie A. Io probabilmente sono, diciamo, puntare ai playoff, quello più antipatico della società, perché devo tenere un pochettino
il freno a mano tirato come fa Pierpaolo, però questa è una società che prima di tutto deve consolidare l'aspetto societario, che è importante, e proprio in questa direzione va il nostro impegno che stiamo assumendo. Io la prossima settimana sarò a Roma per parlare di un importo, un'operazione importante per la società, che è l'acquisizione del centro sportivo, nel quale nella nostra idea c'è la possibilità di costruire una foresteria con gli uffici della Pescara Calcio, cioè vivere il nostro centro sportivo, quello che oggi... Finalmente Pescarello si fa, si può fare. Chiamiamolo come ci pare, sì. Ma diciamo il nostro centro inserito all'interno della società di calcio. C'è un progetto più ampio che poi ne parleremo magari fra qualche tempo, che sto portando avanti personalmente con altre persone, e che diciamo racchiude un discorso più ampio a livello sportivo locale, però il primo passaggio è il centro sportivo. Questo comporterà che cosa? Che intanto la società comincia a patrimonializzare qualcosa e quindi si propone all'esterno anche in maniera diversa. Seconda cosa, noi dobbiamo fare i conti con il discorso del fair play finanziario, perché il problema del fallimento della Pescara Calcio non è stato un caso isolato, così come non lo è stato il Perugia, e ce ne saranno ancora degli altri. Lo stiamo vedendo anche in prima divisione. I punti di penalizzazione. Io penso che in Lega Pro, alla fine di questo campionato, forse veramente sarà difficoltoso fare i prossimi gironi. Quindi. Tornando al discorso, paradossalmente oggi l'aspetto imprenditoriale prevale sull'aspetto sportivo, perché alla fine le classifiche le fanno i bilanci, quindi nel momento in cui si ha un bilancio sano, ovviamente ci sono sicuramente più possibilità di salvarsi rispetto ad altri. Non è semplice, Saverio, però non è semplice, perché noi comunque alla base di tutto c'è la passione sportiva, l'amore per questa squadra, che quando poi tu vai allo stadio magari ti vedi la partita, vedi la squadra che perde, non è che proprio rimani così lucido, così lucido. No, è difficile rimanere lucidi anche per uno come me che guarda i conti, perché poi alla fine ti viene voglia di vabbè, mi manca il difensore, mi vado a comprare il difensore, però se vai su questa strada è una strada senza ritorno, quindi per forza di cose bisogna tenere conto. Io nel mio piccolo mi sono reso conto, perché in quel periodo della mia vita io mi ero talmente immedesimato che a un certo momento il timore era quello di non riuscire, se avessimo perso magari probabilmente non riuscivo a, magari eravamo ultimi in classifica. Allora, tant'è che vedendo la partita a un certo punto mi sono anche chiesto, ma alla fine mica è mia Pescara, mi sono quasi dovuto autoconvincere, però io capisco che chi si trova dentro, il calcio è un pochino come il poker, cioè se stai vincendo non ti alzi, se stai perdendo non ti alzi, quindi se tu stai perdendo magari compri il giocatore, fai il triennale, fai quello, magari ti vai a indebitare ancora di più, è un qualcosa che ti prende, perché l'azienda calcistica ha una doppia anima, cioè come dicevo prima, dal lunedì al venerdì tu vivi l'azienda, l'impresa, dopodiché il giorno dopo è come se le azioni salissero o scendessero. Nel momento in cui vinci, qualunque problema viene risolto, nel momento in cui tu perdi, diciamo, ci può essere questo tracollo. Per quello che dicevo che non è semplice essere, rimanere in qualche caso distaccato dall'evento sportivo. Questo centro sportivo cancella tutti i discorsi che sono stati fatti, non da voi ma dall'esterno, su Poggio degli Ulivi, che poteva diventare... No, io parlo del Poggio degli Ulivi. Parliamo del Poggio degli Ulivi. Ci mancherebbe. Se non capisci te lo spiego io. Ci mancherebbe, no. Beh, noi abbiamo, io dico impropriamente noi, e voi sapete tutti che il Poggio degli Ulivi è di proprietà di Peppe, sì. Ma diciamo che questa società sente il Poggio degli Ulivi come una cosa... Allora non aveva affrontato bene un bene di proprietà. È giusto anche che insomma la società faccia qualcosa per caricarsi anche questo investimento sulle spalle, perché possa rappresentare anche un aspetto di continuità, no? Cioè una società un motivo che, in più. Non solo, una società che vuole fare un investimento a lunga durata vuol dire che non è di passaggio, vuol dire che ha un programma, e questa è la cosa importante, io penso anche per la città. Quindi prima di guardare se andiamo in Serie A o andiamo in Champions League, intanto vediamo di rimanere, che è la cosa più importante, perché purtroppo la storia vecchia della Pescara Calcio ci dice che
fin tanto che ci sono stati imprenditori seri e validi come il commendatore Cibiglia e Antonio Oliveri, questa squadra, questa città non ha mai avuto problemi. Ancora prima ci sono stati gli altri pescaresi e Pescara non ha avuto problemi. Poi quando siamo andati un po' così a... Però poi bisogna anche vincere sul campo, no? Assolutamente sì, però vincere sul campo, qui ha ragione Dino, non è una scienza esatta. Cioè magari un anno spendi 20 milioni e non riesci a salire e poi fai una squadretta di giovani, come è successo a Pescara, noi ne siamo l'esempio. Paloscia come però sportivo accetta questo tipo di discorso. Io sono d'accordissimo, a me fa piacere quello che dice Daniele, perché ho capito che c'è stato un viraggio, cioè dalla fase dell'euforia, che è giusto che ci sia stata quando loro sono entrati eccetera, anche da parte della tifoseria, adesso si sta forse virando verso la fase dell'organizzazione, cioè un modello stile, faccio un nome su tutti, Chievo, secondo me quello è il modello a cui può ambire e deve ambire il Pescara, un'organizzazione tale che ti consenta di comunque mantenere uno standard qualitativo ottimo. Certo, avere un'organizzazione di quel tipo non è facile, io ti dico questo sai perché, solo per un motivo, perché in passato quando ho vissuto nella Pescara Calcio, ovviamente io facevo il medico del Pescara, non facevo il dirigente, ho vissuto diversi periodi e i periodi migliori, sia a livello giovanile di cui io mi occupavo prevalentemente, ma anche a livello di prima squadra, si sono avuti quando ci sono stati quegli anni in cui c'è stata una programmazione, un'organizzazione che ha mantenuto uno standard, diciamo, qualitativo buono. Non dico ottimo perché magari è un po' più difficile, però buono. Fatto sta che sì, si scendeva. C'è sempre il supporto del risultato sul campo. Sì, però anche quando si scendeva, poi si risaliva, cioè come ha fatto il Chievo. Problema, non si fanno le meteore, le meteore come l'Ancona che è andato su e poi è sparita. C'è un piccolo, particolare. Dopo sentiamo anche è giusto, teoricamente. Non ti è piaciuto l'esempio del modello Chievo? No, dico teoricamente è perfetto, c'è una piccola differenza. Che il bacino dei tifosi che c'è il Pescara, io Chievo la vivo, Chievo sono 3.000 abitanti e 150 tifosi, e gli si dà una caramella a testa, dice guarda quest'anno siamo retrocessi, andiamo tutti a mangiare la porchetta. Non è che non si voglia tenere in considerazione la tifoseria come cassa di salto di qualità, io comunque pubblico abruzzese, come giusto che sia. Però il salto di qualità societario secondo me sta proprio in quello, nel superare questa mentalità, se vogliamo, un po' più sanguigna, più meridionale, che ci appartiene, ce l'abbiamo nel DNA. Però superando quello, io non credo di dire una bestialità, per esempio ci tendo anche a quello che sta facendo adesso De Laurentiis, come De Laurentiis ha ristrutturato il Napoli che invece prima aveva una curva su un grafico che era fatta di 1000, 0, 1000, 0, cioè andava su, andava giù, falliva eccetera. Io vorrei che passasse un concetto che è importante, perché quello che dice Dino è giusto, cioè, non siamo a Chievo, non siamo a Verona, ma siamo a Pescara, dove c'è sicuramente un calore diverso intorno alla squadra, ed è anche uno dei motivi per i quali magari questa società non è fallita, perché magari se eravamo a Verona e si trattava del Chievo probabilmente non c'è nessuno interessato. Cioè, devono andare di pari passo le devono andare di pari passo, però anche quelle... io noto una cosa, che noi l'abbiamo fatto e ci stiamo lavorando molto su questo aspetto, noi ci confrontiamo molto con tutti, forse da un lato può essere negativo perché magari devi, però io penso che alla lunga poi ci torni al nostro vantaggio. Bisogna far capire alla gente dove ci troviamo, in che situazione ci troviamo e qual è il momento storico che stiamo vivendo e che sta vivendo il mondo del calcio, perché poi in televisione è tutto bello, ma poi all'interno non c'è un centesimo, per cui è inutile che si sparino numeri così a bambola. Per cui non credo che la Serie B da questo punto di vista sia un campionato atipico, nel senso che il campionato in cui maggiore è la sperequazione economica tra le società, nel senso che le squadre retrocedono dalla A, si portano dietro un patrimonio enorme di soldi, di diritti televisivi, che poi squilibra anche il fattore tecnico, quindi è difficile programmare una stagione a vincere in Serie B. Non è possibile, cioè programmarla scientificamente. E più si andrà avanti, più non sarà possibile, perché programmare una stagione a vincere andando a lottare, adesso se si arriverà al blocco delle retrocessioni, quindi al campionato a 20 squadre, con due promozioni magari, le due promozioni
si sapranno due anni prima. Poi Pescara, come, cioè, tradizione, non ha mai vinto quando si è programmato. O la squadra vincente la costruisci dal basso, ma te la devi costruire, certo, lavorando sugli osservatori, su però il problema, Pierpaolo, è che quello che dicevi tu, cioè se oggi il Siena scende, al di là del Siena, dell'aspetto Siena e dell'Atalanta, che magari l'Atalanta ha una società fortissima, il Siena ha anche la banca, sì, però, al suo fianco. Ma se una società come il Siena si può permettere il lusso di spesare 25-26 milioni di emolumenti lordi l'anno e avere in organico 72 giocatori in giro, tra quelli che c'ha in casa, fuori rosa e in prestito in giro, per cui paga. Poi c'è anche un allenatore che venerdì scorso si è lamentato perché gli mancava Vergassola, aveva una panchina che valeva 20 milioni di euro. Poi, in cui dovesse sia mancare un po' l'appoggio della banca. Marcinelli, poi chiudiamo anche questo discorso. Il problema e il bello anche del calcio è che è un po' tutto amplificato, troppo amplificato. Cioè in Italia si può fare qualunque cosa. Ci sono pro e contro. Qui un medico si può fare attività di ricerca e tutto il resto, non si ha quella cassa di risonanza con il calcio. Allora che cosa accade? Che quando c'è tutta questa amplificazione, il discorso di cuore va più avanti. Qui, mentre su Pescara penso che ci sia anche una, al di là del cuore, ma un po' di freddezza. Quindi sembra essere anche difficile frenarsi certe volte. È difficile, perché il tifoso frenarsi, potrebbe... è difficile frenarsi per quello che dicevamo prima, però bisogna essere lucidi, se no poi ti freni. Ci sono sempre i famosi, anche gli altri, sono sempre i famosi muri, no? Quindi chi tira il freno in società? Ma non è, chi dire, io penso che dopo un paio d'anni di esperienza siamo tutti quanti belli attenti. No, attenti, perché. Ma chi accelera invece? Chi accelera? Risposta è 0-0. Io ho sentito parlare di un AVS, un'associazione vittime di Sebastiano. Risposta se ci può spiegare. Se ci può spiegare chi sono le vittime, chi è il carnefice? Le vittime sono c'è questa associazione, l'associazione sì. Vittime di Sebastiano. Il presidente Di Thieri, a detta loro le vittime sono loro, ma sono loro perché io magari ho sempre la positività di quello che trascina tutti, che vedo sempre positivo. Io, il presidente, ma anche Alessandro Ciavatti, che magari fa parte dell'associazione, però è uno che tira sempre dalla parte giusta. Però poi alla fine, voglio dire, i conti devono ridare, se no poi le vittime veramente rimangono sulla strada. Dino, Diamutin, ti piace? Diamutin è un giocatore di categoria, che se vuoi giocare a calcio può giocare in Serie A tranquillamente. Certo non è il Milan, nella Juve, ma... E le altre restanti non è un tuo assicurato, però. Appunto, per questo ne parlo bene. Se vuole continuare, se sei sicura con me potrebbe avere un futuro più lungo a Pescara. scherzo. Andiamo a sentire la prima intervista con Massimo Lupacchini, tra qualche minuto torneremo in studio. Ben arrivato innanzitutto a Pescara, vieni da un periodo di quasi inattività, però dicevi sei pronto a scendere in campo già da sabato. Sì, grazie. Sono contento di averti scelto questa società. Questa città è importante, quindi io posso solo essere contento di essere qua, quindi mi metterò alla disposizione dell'allenatore, tra un po' ci abbiamo allenamento e cercherò di dare il mano alla squadra, come ci hanno creduto in me, quindi io voglio dare il mio contributo in campo. Tu sai che eri la prima scelta del Pescara? Sì, l'ho visto un bel po', che comunque c'era questa cosa in trattativa in mezzo, in corso, e poi comunque ho sentito anche un po' di giocatori amici miei che stanno qua e mi hanno facilitato la scelta, anche allenatore comunque conoscendo, poi abbiamo giocato insieme a Perugia e quindi mi ha facilitato questa scelta e quindi poi Lecce pure comunque ci ha dato la mano a fare questa scelta, perché comunque ha dato anche un contributo anche, diciamo, economicamente anche a Pescara, quindi posso ringraziare loro, Lecce. E adesso posso augurare solo a Lecce che possono salvarci il presto possibile. Io sono qua a Pescara adesso, cercherò di dare il massimo e speriamo di fare un grande campionato. Fino ad ora la squadra sta facendo bene, proprio speriamo proprio ancora di continuare questa strada. Torni in B, non è un declassamento per Diamutin? No, per me no, ho fatto questa scelta perché comunque Serie B è un campionato importante. Quindi io sono venuto qua per dare la mano alla squadra e sono molto motivato. Serie B, Serie A è importante, magari stare pronto e dare contributo alla società, magari che ti ha creduto in sé, e speriamo proprio che già da sabato magari possiamo iniziare a fare cose importanti. Per chiudere, per quei pochi che non ti conoscessero, caratteristiche di Diamutin?
Io sono un difensore, diciamo, centrale, sono rapido, sono veloce, uno contro uno sono bravo, sono anche abbastanza bravo di testa e quindi... Però so che comunque devo ancora migliorare e poi abbiamo un mister comunque che mi conosce bene e cercherò di migliorare ancora perché comunque ogni giorno, comunque ognuno di noi cerca sempre di migliorare, però ci abbiamo sulla buona strada. Dai. Victor Shoes, il rinnovamento nel segno della tradizione. Sempre più assortimento e varietà di grandi marchi per essere sempre un passo avanti. Victor Shoes vi invita a visitare il nuovo punto vendita in via Piave 66. La gentilezza e la professionalità al servizio dell'eleganza. Victor Shoes a Pescara, in via Cesare Battisti 29 e in via Piave 66. Interservices Leasing, professionista nel settore finanziario da oltre 20 anni, è il partner ideale per aziende, enti e professionisti. Operativa nel settore della locazione finanziaria con mandati dalle principali società di leasing nazionali. Service regionale della Unicredit Leasing S.p.A. per il comparto strumentale, immobiliare e nautico. Esclusivista Unicredit Leasing S.p.A. per Abruzzo e Molise nel comparto leasing targato. Consulenza specialistica nel nuovo settore energetico. Esperienza comprovata nel leasing immobiliare per immobili finiti o da costruire. La Interservices Leasing propone inoltre soluzioni su misura per finanziamenti, prestiti personali e mutui per l'acquisto di casa. Venite a trovarci per scoprire tutte le nostre proposte presso la nuova sede in Viale Bovio a Pescara. Presenta il viaggio low cost. Sulla rete delle autolinee Baltour ora puoi usufruire di tariffe vantaggiose a partire da 5 euro. Basta prenotare in anticipo. Vieni a scoprire tutte le nostre offerte su www.baltour.it. Baltour conviene sempre. Devo partire, cost quel che cost. Ma non cost, c'è il low cost. Autolinee Baltour, comode, convenienti, sicure. Now you're ready. Danelli Auto, concessionaria Peugeot, a Pescara, in via Marconi e via Bovio. Perseguire e padroneggiare il cambiamento è un principio che Iveco applica a sé e alla relazione con i clienti. Questo porta ad un'offerta di competenze e servizi che accompagna ogni fase della vita di Stralis. Chi acquista Stralis sa che la squadra Iveco lavora con lui per garantirgli uno strumento di lavoro sempre in perfetta efficienza. Bella,
Ore 22-21 minuti, allora abbiamo sentito Diamutè, domani andrà in panchina, almeno così sembra, non ci sono grossi problemi per la formazione. Voi non la sapete mai alla vigilia la formazione, no? La sappiamo verso le 2:15 quando arrivano quelli al campo spogliati, perché tanto se te la dici anche sbagliata. Sebastiani sa che due partite casalinghe fanno sognare i tifosi, no? Sì, sì, è chiaro, fanno sognare pure noi e facciamo dei punti importanti e ci avviciniamo al traguardo. Empoli e Triestina, quale è più difficile? Quella di domani perché arriva domani? Io purtroppo ho una mia idea su questa squadra, che le partite così mi fanno paura di più di quando vado a Siena o quando vado a Novara o quando vado a Torino. Perché io ho sempre detto che questa squadra, se scende in campo con il piglio giusto, non ha paura di nessuno. Se prende sotto gamba qualcuno perché dice vabbè, sai, Triestina, sai l'Empoli, può perderle tutte. L'Empoli è una grande squadra, all'andata è stata una bella partita da tutte e due le parti. Poi magari è scesa un pochettino nel rendimento, ma ha anche tanti ragazzi in campo, quindi era anche prevedibile che magari potesse avere un momento di calo. Però io l'ho vista contro sabato scorso, mi è sembrata comunque abbastanza questa classifica che la regia ci ripropone rispecchia l'espressione finora fornita dal Pescara? Finora no, perché secondo me a noi mancano almeno 4-5 punti per come è andata la prima parte del campionato. Adesso magari il futuro sarà diverso, però per come è andato il campionato fino ad oggi al Pescara mancano 4-5 punti. Non ci dimentichiamo che noi di Siena abbiamo steccato, no, al di là di quello di Siena che ci può stare, noi abbiamo steccato le due partite in casa con Modena e Ascoli, abbiamo regalato la partita a Novara, abbiamo perso qualche altro punto in giro a Trieste la seconda partita del girone di andata, veramente abbiamo regalato la partita. Se non c'era l'espulsione, però ecco, a Padova se consideriamo i 4 punti è una squadra da playoff finora come rendimento, non come valore. Fino ad oggi questa squadra ha dimostrato di poter stare là davanti, perché se poi andiamo a vedere che oggi il Livorno che ha fatto pareggiato, Livorno sta perdendo con il Binolef, non so se è finita la partita 2-1, mi confermano il risultato. Livorno sta perdendo in casa, il Binolef è lì dietro. La rivediamo ancora un attimo, perché mi sembra di capire che Sebastiani guarda in alto, non guarda Triestina, Piacenza. Devo guardare da tutte e due le parti, però dico il Livorno, che è una squadra costruita sicuramente con ambizioni diverse da noi, è lì. Quindi voglio dire, sta perdendo in casa con l'Albino Lef. Non ci dimentichiamo che noi a Livorno abbiamo veramente regalato le migliori partite. A Livorno abbiamo perso altri 2 di punti, quindi per me a questa squadra mancano almeno 4 punti. Quindi sta facendo di più di quello che potenzialmente vale? Secondo me sta facendo come di meno, sta facendo molto bene. No, mancano 4 punti per come è andata fino ad oggi. Sono arrivati 4 punti. Per le nostre aspettative sta facendo molto di più questa squadra. Per le nostre aspettative. Quindi Daniele, tu mi dici che se dovesse capitare un altro giocatore forte di categoria al 31 di gennaio, quindi dopo le due partite casalinghe che noi cercheremo di vincere, penso che le vinceremo, voi vi tirate indietro? Noi, io l'ho detto all'inizio, noi non ci tiriamo indietro, ho detto anche che il mercato del Pescara si può considerare concluso per quanto riguarda gli ingressi, ma potrebbe succedere che magari nel corso di questi 7-8 giorni che mancano alla fine del calciomercato, della sessione di gennaio, potrebbe succedere che magari ci può capitare magari che... Quindi secondo te stanno 22... pensando... No, dico 22, che sì, domani sta. Più 7 sabato prossimo 29, il mercato chiude il 31 con 6 punti in classifica, cambia tutto. Tu dici ci stanno pensando ai playoff? Vuol dire con 6 punti in classifica in più, se dovesse accadere che li vinciamo, come ripeto, credo, a quel punto perché non cambiare un attimino e buttare la maschera? Ti posso dire una cosa, io faccio fatica a vedere in questa squadra in quale parte del campo manca qualcuno. Ma io non mi permetterei mai di dire. No, per dire, io non sono il tecnico. Sono dirigenti che ci possono provare o ci potrebbero pensare per un ingresso ai playoff, ovviamente. Ma guarda, se capita l'occasione, pensarci non costa niente. Io non so bene quali siano in questo momento gli equilibri finanziari della società. So che parlando con Daniele abbastanza frequentemente,
che la loro attenzione ai conti è grande. Dovrebbe essere un'occasione, secondo me. Cioè, occasione vuol dire anche non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista economico. Soprattutto. Certamente, sì, i playoff benissimo. Io sono sempre dell'avviso che guardiamoci sempre dietro, perché il girone di ritorno, e lo sappiamo tutti perché vediamo calcio da un po' di anni, in Serie B e non solo, nel girone di ritorno i campionati cambiano perché le squadre della parte bassa della classifica cominciano a viaggiare molto più forte, spesso viaggiano più forte le squadre di bassa classifica che quelle che stanno in alto, quindi la classifica tende ad accorciarsi con una certa facilità. Infatti da questo punto di vista i 6 punti che tutti ci auguriamo in queste due partite in casa innanzitutto ti consentirebbero di veramente di mettere in cassaforte un pezzo di salvezza. Poi certo, se dovesse capitare l'occasione, ben venga. Io resto sempre dell'avviso che alla fine il peso tecnico delle prime due o tre squadre viene fuori. C'è anche qualche squadra, secondo me, tipo il Padova, secondo me il Padova ha un organico fortissimo per la categoria, da metà campo in avanti è una squadra formidabile, secondo me, che sta facendo molto di meno di quello che potrebbe. Cioè, davanti a lascia stare che adesso sono infortunati magari, ma Succi, Vantaggiato, Rabito, Di Nardo, Al-Sharawi, Di Gennaro, Cuffa, Bovo, cioè sono giocatori di grandissimo livello per la categoria. Che il Pescara sia davanti a una squadra così è un segnale importantissimo. Poi se non basterà quest'anno, credo che comunque il lavoro di questo gruppo dirigenziale, di questo allenatore e di questa squadra stia preparando il terreno per fare qualcosa di importante l'anno prossimo. Ecco, lì secondo abbiamo me poco meno di 2 minuti, dottor Maceni, cosa si aspetta? Lo chiedo anche al dottor Paloscia, cosa vi aspettate da questo girone di ritorno? Io come tifoso voglio essere scaramantico e dire che non bisogna parlare di playoff. Tutte le volte che si parla di playoff, la partita dopo la perdiamo. Allora, prima salviamo. Però se parlo ogni settimana, non tutte le partite. Ma tutte le volte, c'è quasi un calo di concentrazione quando si aspetta il proprio Serie D. Quindi non ne parliamo. Non, scordiamoci questa parola. Quando ci siamo salvati matematicamente, reinseriamo questa parola. Tutti frenatori. No, va benissimo. Io sono d'accordo con Daniele, va benissimo così. Cioè, io mi accontenterei anche di finirla in questa posizione, perché la nostra squadra di fatto non è stata mai messa sotto veramente da nessuna squadra, né dentro né fuori casa, tranne qualche sconfitta particolare come quella che dicevamo prima di Padova, dove siamo rimasti in 10, eccetera. La squadra ha espresso un buon calcio, abbiamo visto moduli diversi. Io sono contentissimo. Dino, io dico che questo giro di ritorno cosa ci può riservare? Io dico che la maggior parte, un buon 70% dei campionati cadetti della famosa outsider vengono vinti quando non si è programmati. Perché Pescara, nel momento in cui programmi e sbandiere 4-20, le tue ambizioni alla terza partita che perdi è un finimondo. Però Sebastiano, per chiudere, viaggiare a fari spenti aiuta. Molto, certo. Ma noi l'altro anno magari l'abbiamo anche fatto per un periodo, c'era un macigno psicologico, bleffando, sì. Perché certo, eravamo consapevoli di aver fatto una squadra importante che poteva dire la sua e alla fine è riuscita ad essere promossa. Quest'anno noi dobbiamo viaggiare a fari spenti perché noi non abbiamo programmato assolutamente nulla. Poi se, come dice Dino, arriva qualcosa, perché magari è l'anno che ti deve andare per forza bene, e non ci dimentichiamo che qui sono passati i giocatori che tiravano da casa e segnavano e poi sono andati via da qua e non hanno segnato manco con la matita, quindi voglio dire, l'anno buono c'è per tutti, però noi viaggiamo a fare spenti perché va bene così. In bocca al lupo per questo giorno di ritorno, Daniele Sebastiani, grazie al dottor Paloscia, al dottor Mangeli, a Dino Zappacorte che tornerà a lavorare anche al nord, sfidando anche Arcore, e poi Pierpaolo Marchetti, ci rivedremo la prossima settimana. Grazie a Maurizio Deguin regia, a tutto lo staff tecnico, a Massimo Lupacchini sempre in regia, ci vedremo lunedì prossimo e venerdì prossimo alle ore 21. Grazie per averci scelto.